Gianni Colacione, terza giornata dell'undicesimo congresso di radicali italiani qui a Roma, all'Hotel Ercife. Siamo in compagnia di Maurizio Turco, deputato radicale eletto nelle liste del PD, tesoriere di importanti componenti della Galassia, il PRT, esattamente. E, sentendo un pochino le voci di corridoio, i militanti, pare che insomma ieri dopo il tuo intervento in sera qualcuno abbia detto è cominciato il congresso, si è parlato di un qualcosa, tu hai introdotto un argomento importante che era quello lì un pochino del forse di stabilire e definire dei punti che riguardano la cosmogonia radicale, chi è che i finanziamenti, chi paga chi, come eccetera, ecco in questo tuo intervento che è stato importante, se tu ci vuoi dare qualche linea appunto di questo intervento poi magari ti vorrei fare delle domande su questo. Beh, sostanzialmente ho ripreso quello che c'era scritto nel fondale e ho sottolineato che c'era un problema di fondo, che era quello di cercare di corrispondere a quello che c'era scritto nel fondale, perché rischiamo poi alla fine di diventare dei farisei. C'è il regime, c'è la flagranza di reato, lo stato criminale e quindi ecco, alle 15 si ferma e quindi c'è. E facciamo altro. Allora, io credo che se davvero siamo convinti di questa analisi politica, a un'analisi politica c'è bisogno di una risposta politica. Questo congresso avrà un senso se saprà rispondere adeguatamente a quella domanda. Quindi penso che la prima questione politica è questa, cioè il congresso deve riuscire a dare una risposta in termini di concretezza ma anche di comprensione di cosa vuol fare Radicali Italiani. Ho anche accennato che ripetere l'esperienza di quest'anno vuol dire ritrovarsi fra un anno nelle stesse condizioni, siccome sono condizioni proibitive per la stessa associazione Radicali Italiani, è evidente che o c'è il salto di qualità o altrimenti deciderà Radicali Italiani se e come proseguire. Io penso che nel corso degli anni si è perso un po' quello che è stato nel corso dei decenni precedenti di chi ha potuto, ha avuto la fortuna anagrafica di usufruirne, tutto l'apporto pedagogico per comprendere quella che è stata la storia e soprattutto le ragioni della storia radicale. Ecco, se vengono a mancare le fondamenta di quella storia, le ragioni che hanno portato a costruire quella storia, è chiaro che tutto il resto ha poco senso, nel senso che rischia di finire nel nulla o finire con Pannella. Io penso invece che il compito di un radicale responsabile oggi è quello di pensare al futuro non suo, ma al futuro delle idee radicali, perché io ho concluso il mio intervento, non sono 300.000 euro, 100.000 euro in più ai 300.000 per il domani, è un fatto di miopia politica questa. C'è vero che fra 4 mesi ci sono le elezioni, però non posso non pensare che tanti compagni radicali che io ho conosciuto e non ci sono più, ho conosciuto e ci sono e continuano ad essere dei militanti radicali, non hanno fatto mai il deputato, ne avevano le qualità, ne avevano se vuoi anche un diritto al pari e magari anche di più a secondo dei punti di vista di tanti altri che invece nel corso dei decenni lo hanno fatto. Allora, cioè, il fatto di andare a comprendere cosa vuol dire le radici radicali, cioè, non ci si può fermare al dato enunciativo, cioè quando Marco, per problemi di sintesi, perché ormai appena inizia a parlare quanto parlerà non è mai cosa dirà e quindi cerca di contenersi, ma oggi dire Ernesto Rossi, Salvemini, dire Antonio De Vito Di Marco, cosa vuol dire? Cioè, sono delle figure epiche di cui non sappiamo nulla, cioè, il fatto che Pannella
abbia riconosciuto e reso pubblico che il suo maestro è Ernesto Rossi. Ernesto Rossi che si riconosceva e riconosceva un dato di maestria a Gaetano Salvemini. E Gaetano Salvemini, bisogna leggere le pagine di queste persone come parlavano dei loro maestri. Gaetano Salvemini aveva come maestro Antonio De Viti De Marco, e Antonio De Viti De Marco era quello che agli inizi del Novecento fondava la Lega antiprotezionista per prevenire il fascismo. Cioè lui nel protezionismo, quello che si sta riproponendo, vedeva i prodromi del fascismo, e così fu. Antonio De Viti De Marco fu uno dei 13 sui 1000 professori universitari che non giurò fedeltà al regime. Gaetano Salvemini dovette emigrare all'estero. Ernesto Rossi scrive insieme ad Altiero Spinelli per gli Stati Uniti d'Europa il manifesto di Ventotene in un'isoletta sperduta con sul capo una condanna a 30 anni. Cioè, se non abbiamo se non riusciamo a introiettare, direi, no? Se non riusciamo ad essere, direi, anche il precipitato storico di queste storie, non solo umane che hanno una loro comunque evidenza, ma soprattutto in quello che hanno rappresentato politicamente. Diciamo che Ernesto Rossi era un radicale, sicuramente un militante radicale intellettuale che ha fornito degli apporti in termini di pensiero. Non ci ha lasciato palazzi, soldi, cose, ci ha lasciato libri e idee. Ecco, quelle idee ancora vivono, grazie a chi non le ha fatte morire. Allora noi dobbiamo creare le condizioni perché le idee non muoiono, cioè il pensiero liberale, il pensiero liberista. Oggi noi ci troviamo con la portavoce di Bersani che dice no al neoliberismo, il migliore alleato di Bersani dice rottamare il liberismo, ma Bersani era quello che nel 2006-2007 era quello delle lenzuolate liberiste. Cioè, l'idea qual è? Cioè, che idea c'è dietro Bersani? C'è la realpolitik quotidiana del vedere fra 6 mesi se fa il Presidente del Consiglio, e lì si esaurisce la sua ambizione. Ecco, io credo che se siamo arrivati al Partito Radicale è perché avevamo altre ambizioni che non erano e non sono legate alla stretta sopravvivenza quotidiana. Cioè, non siamo solo ad arare il terreno perché cresca l'erba, ma anche a conservarlo per il futuro, perché quel terreno sia fertile anche per il futuro, perché siamo convinti che le nostre idee sono le idee che hanno portato alla civilizzazione, alla civiltà del mondo così come lo conosciamo oggi, e che vanno tenute vive, perché da un momento all'altro le conquiste si perdono. Cioè, noi non dobbiamo dimenticare che, per dirne due, Mussolini e Hitler sono state due persone elette, e se andiamo a vedere la storia tedesca, il ruolo della SPD, l'attuale Partito Socialdemocratico, nella continuità storica, è all'origine delle fortune elettorali del Partito Nazionalsocialista. Perché ogni volta che accadono queste cose si ride, come se fosse un fatto di costume quasi comico, no? Dice, vabbè, la parte cattiva di noi esce fuori in quel modo e lì si esaurisce. Non è così. Vediamo oggi che il rinascere di questi movimenti neonazisti o nazisti tout court in Grecia, è chiaro che qui ritorna la nostra teoria secondo la quale dove c'è libertà economica c'è anche libertà democratica e ci sono libertà civili, e dove non c'è libertà economica, dove non c'è libertà di mercato, dove non c'è il mercato, dove c'è l'impoverimento, lì muore la democrazia. È lì che bisogna essere più forti e più presenti con le proprie idee. In un momento come questo, in cui è la finanza a dettare le regole, beh, è il momento in cui una campagna,
una iniziativa per la democratizzazione del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, di tutti quei soggetti che al di fuori di quello che è il controllo democratico oggi di fatto possono determinare le fortune o le sfortune di un paese. Cioè, noi al Parlamento europeo tra il 99 e il 2004 in solitaria, cioè, mi fecero fare il relatore di Europol perché era una battaglia persa. Beh, in 5 anni siamo riusciti ad avere il controllo democratico su Europol, perché una volta ho detto blocchiamogli il bilancio e vediamo che succede. Ed è successo quello che doveva succedere, hanno accettato che il Parlamento europeo potesse controllare le attività di Europol. Beh, se non ci provi mai e dai sempre per scontato, se non incardini lotte, non è che puoi contare sulla bontà, non dico necessariamente del tuo avversario, ma del tuo interlocutore del momento, di chi è chiamato, incarna in quel momento l'istituzione, se non sei in condizione di riuscire a rapportarti con lui, è chiaro che non accade nulla. Non necessariamente le vittorie politiche sono frutto di iniziative diplomatiche. Lo scontro non violento è uno scontro duro, dove tu metti in una parola grossa, mettere in gioco, nel senso che comunque l'iniziativa non violenta è rapportata non alla tua volontà di mettere in gioco la vita, è rapportata al tuo mettere in gioco la capacità di fare fiducia anche al tuo avversario. Questo ti rende più forte, dovrebbe rendere più forte anche il tuo avversario. Capita a volte di avere degli avversari stupidi, è una cosa con la quale bisogna confrontarsi. Maurizio, hai fatto un excursus molto interessante. Io tornando un attimo al congresso, parlavi appunto del fondale, di questo messaggio inquietante. Questo è un congresso, degli iscritti. Peraltro ti voglio chiederti, tu sei iscritto ai Radicali Italiani? Ma io da 2 anni non sono iscritto, dal momento in cui hanno cambiato dopo diverse riunioni a cui avevo partecipato, sicuramente per mia responsabilità non sono riuscito a fargli cambiare idea a chi voleva cambiare il modo di selezionare la classe dirigente, cioè cambiando le regole di elezione nel Consiglio federale, che non era un qualcosa legato, cioè non è, io sono un militante di base che nel congresso dell'82 c'era una lista, c'era la lista del gruppo dirigente e poi la lista dei militanti di base. In quella lista fummo eletti in 3 e nell'82 diventai membro del Consiglio federale del Partito Radicale. Ma c'era René Andreani, era uno dei promotori, c'era una riunione con i compagni, cioè era una cosa pubblica alla luce del sole. Chi si candida, in quel momento c'era una questione di equilibri tra napoletani e romani, per una questione di disparità numerica bisognava trovare un estraneo, ero di Taranto, non gliene fregava nessuno, mi misero in lista. Poi fui votato, però cioè, voglio dire, io credo che anche in quella che apparentemente è una piccola cosa, invece non lo è, perché poi determina dei meccanismi che ti fanno perdere, ti fanno sconcentrare rispetto a quello che dovrebbe essere il centro dell'iniziativa politica. Tu stai, no, aspetta, perché sennò qui magari non capiscono tutti quanti bene, perché non è semplice questa cosmogonia, cioè tu stai supportando praticamente la tua in qualche modo competenza e legittimazione alla partecipazione al congresso qui di Radicali Italiani pur non essendo iscritto, mi pare di aver capito? Questo è chiaro, sono il tesoriere del soggetto costituito, sono il tesoriere del soggetto costituito, io non faccio nulla contro Radicali Italiani, se sono in grado di vivere, di produrre iniziativa politica va tutto bene, io sono stato l'unico che
non era convinto della chiusura del CORA. Quando chiudemmo il CORA a Parigi avevamo 1200-1300 iscritti, cioè pagavamo ogni mese un contributo per nostra scelta, perché lo ritenevamo, cioè non c'è bisogno che il partito ti chieda. Se sei un soggetto che vive, dico politicamente, non economicamente, grazie all'idea, alla presenza del Partito Radicale, è giusto che tu contribuisca, come è giusto contribuire alle associazioni nelle quali uno crede e ci si ritrova. Io con un gruppo dirigente che concentra la sua capacità di convincimento degli altri attraverso diciamo, la forzatura di alcuni passaggi come quello di selezione della classe dirigente, a mio avviso è qualcosa che non funziona. Ci vediamo un attimo? No, devo solo spegnere il telefonino. Allora ti faccio un'altra domanda nel frattempo, se vuoi prenderti una pausa. No, devo spegnere. Allora, senti Maurizio, dunque, parlavamo di agibilità e quindi anche di proposta, sta sul fondale, però praticamente una proposta, una risposta alla proposta potrebbe essere un'iniziativa che potrebbe essere di tipo politico, e sì, appunto c'era un pochino un detto, non detto, ma insomma era latente, trasversale questo discorso della candidabilità di radicali italiani in quanto tali come partito. Però di fatto mi pare di aver capito che i radicali italiani vengono in qualche modo finanziati dalla lista Bonino-Pannella. No, allora la questione del finanziamento è questa. La struttura di Torre Argentina, l'affitto, i telefoni, il personale, è pagato attraverso il 50%. Sono i fondi che provengono dai deputati e dai parlamentari e dai consiglieri regionali, versando 5.000 euro al mese ciascuno, sono sui 700.000 euro l'anno. Il 25% della spesa di struttura proviene dal 100% delle entrate dei pacchetti, che si iscrive a 590 euro, e l'altro 25% proviene dal 98% delle entrate del Partito Radicale, cioè il Partito Radicale tutto quello che incamera lo destina a mantenere una struttura nella quale operano l'Associazione Coscioni, Nessuno Tocchi Caino, Radicali Italiani e l'ERA, e non c'è pace senza giustizia. Mi pare che il contributo del Partito Radicale alla vita delle singole associazioni sia consistente, destinando tutto quello che incarna. È una scelta politica che noi abbiamo fatto e che io come tesoriere del Partito Radicale rispetto, tenendo presente che noi l'anno scorso abbiamo fatto un congresso del partito in cui i dirigenti di tutte le associazioni erano presenti nelle decisioni, ci sono state riunioni per decidere gli organi del partito, io già a Tunisi l'ho anche detto in congresso, pensavo che Demba Traoré potesse essere una buona sintesi di quello che siamo e di quello che vogliamo essere, di quello che possiamo essere. Non si trovava il tesoriere. Io mi sono autocandidato in congresso di fronte a un evidente disinteresse collettivo. Cioè, sono andato lì e ho detto ok, va bene, mi prendo la responsabilità, avendo creduto nella segreteria di Demba Traoré, di dargli una mano per quello che posso. Questo avrebbe dovuto comportare naturalmente uno stravolgimento della vita a Torre Argentina, se non che Demba Traoré è diventato ministro del suo paese. Quindi io penso che anche su questo dobbiamo fare i conti con quello che accade, quindi anche questo dovrebbe portarci a riflettere. Il segretario non si è dimesso, oggettivamente è impegnato in altro,
fa il ministro del suo paese, probabilmente avrebbe reso un servizio migliore al suo paese facendo il segretario del partito. Dovremmo cercare di capire come procedere politicamente come parte. Su questo non c'è dubbio, ma volevo un attimo ritornare sul fatto del perché non sono iscritto a Radicali Italiani e del perché non ne devo dare conto, nel senso che non è obbligatorio essere iscritto al Partito Radicale, non sono iscritto, cioè al Radicali Italiani, non sono iscritto a tutte le associazioni che prendono il 5 per 1000, non sono iscritto quindi all'ERA, all'Associazione Coscioni, a Nessuno Tocchi Caino, Non C'è Pace Senza Giustizia. Sono iscritto a Certi Diritti, anticlericale.net, altre associazioni che non sono costituenti il Partito Radicale. Perché? Perché penso che sia giusto così e penso che anche tra di noi ci debba essere la libertà di farlo, cioè non può essere un obbligo che siccome sei iscritto al Partito Radicale devi l'abbiamo sempre detto, non devi sempre condividere tutte le battaglie radicali, ne basta una, basta quella per la legalità, tenendo presente però che è lì che dobbiamo un attimino capirci. Se il centro è il Partito Radicale, quel Partito Radicale, cioè con quello statuto, e quel Partito Radicale, contrariamente a quello che si legge su Wikipedia e in tutti i siti, tra virgolette, di informazione, e cioè che il Partito Radicale è morto e che la continuità è Radicali Italiani, c'è qualcosa che non funziona, perché il Partito Radicale è vivo e si chiama Partito Radicale e continua ad essere il titolare di tutti i simboli radicali. La rosa nel pugno è un simbolo di proprietà del Partito Radicale, perché il Partito Radicale lo ha acquistato e lo ha portato sempre con sé nel suo patrimonio. Cioè, il problema di chi siamo lo si può esplicitare attraverso tanti esempi. Il sole che ride, noi lo comprammo dai danesi, i grafici danesi che l'avevano ideato, lo comprammo negli anni 70. Poi lo regalammo, per essere precisi, Pannella lo regalò agli Amici della Terra. Quando decidemmo che era venuto il momento per gli ambientalisti di avere un impegno politico e di non fare unicamente l'Arci Legambiente degli inizi, che era un'organizzazione collaterale del PC che poi metteva l'ambientalista in lista che non veniva eletto, noi decidemmo di forzare la mano, forzammo la mano, riacquistammo quello che avevamo regalato dagli Amici della Terra e regalammo il simbolo ai Verdi, cioè noi raccogliemmo le firme, pagammo la campagna elettorale ed eleggemmo e facemmo eleggere non i radicali, forse solo Primo Mastrantonio in Lazio, Boato in Veneto, ma tutti quelli che poi sarebbero diventati i primi deputati delle liste Verdi sono passati tutti dalla forzatura e dalla cattiveria di Pannella, che li ha obbligati a fare gli eletti ed essere ambientalisti nelle istituzioni. Poi io sono stato il presidente della prima lista verde in Puglia, eleggemmo un consigliere provinciale e un consigliere comunale a Bari, gente che per strada si era candidata, cioè che non conoscevamo, cioè chi voleva candidarsi si candidava e aveva la possibilità di sul fronte ambientalista essere protagonista della vita politica. Il consigliere comunale Vito Leccese dopo 2 mesi è diventato deputato e lo è stato per diverse legislature, cioè adesso è, non so in quale municipalizzato o simile si trovi. Sono storie, cioè noi abbiamo storie da raccontare, però sono delle storie esplicative, nel senso che ti danno una dimensione, cioè molti di noi potevano essere deputati verdi, perché? Perché avevamo messo i soldi, avevamo raccolto, ce le eravamo costruite, per gli altri, perché ritenevamo in quel momento che fosse necessario. Io non vorrei dimenticare le elezioni europee dell'89 quando andammo in 4 liste. Noi avevamo i Verdi Arcobaleno,
che lessero Adelaida Aglietta, gli antiproibizionisti che lessero Marco Taradas, la lista liberali repubblicani federalisti che lesse Marco Pannella, e poi c'era la lista dei socialdemocratici dove mi pare c'era Antonio Stango, Giovanni Negri, forse anche Gianfranco Spadaccia. Decidemmo di dislocarci in diverse situazioni elettorali, ognuno facendo in ciascuna situazione il radicale, essendo se stesso. Quindi io non credo che, cioè, secondo me sarebbe un bene per tutti che chi ha scritto un'associazione sapesse bene a cosa è scritto, nel senso. Volevo tornare un attimo a Maurizio Turco, perché abbiamo fatto anche una bella analisi storica, però poi dopo, siccome qua è l'occasione ghiotta e andremo anche un po' oltre il minutaggio, diciamo, consueto delle nostre interviste, grazie alla tua disponibilità, volevo chiederti, tu hai parlato appunto della libertà, il fatto di essere iscritti o meno a un'associazione da parte dei dirigenti, è un esercizio di libertà in pratica, no? È responsabilità e libertà. E, quello che diciamo. Sì, cioè, no, senz'altro, no, diciamo. Ti volevo fare una domanda su questo. Calcolando che noi abbiamo anche in senso buono la retorica della doppia tessera, rientra in questo fatto, in questo, diciamo, esercizio di libertà, il fatto che abbiamo degli iscritti eletti che fanno dei digiuni, tu stai in digiuno per il rispetto di una direttiva europea che praticamente, cioè, dice in pratica che non si può cambiare una legge elettorale prima in vari di un anno dalle elezioni. Tu stai in digiuno per questo e abbiamo Giachetti che sta in digiuno in pratica per una cosa esattamente opposta. Giachetti ha anche scritto al PRT. Sì. Non è un'incongruenza, secondo te è un esercizio di libertà? Certamente, cioè il Partito Radicale su questo è stato sempre chiarissimo, ci sono due o tre cose e sono le cose della mozione annuale, adesso biennale, del partito, e su quelle ci si iscrive, e se l'anno dopo non ti iscrivi nessuno ti impiccava. Adesso non so se vorremmo impiccare chi non si iscrive per un anno o per l'altro. Io penso che se sei convinto riesci anche a convincere. Io ripeto, da due anni a me non mi appassiona il modo di procedere di radicali italiani, non al punto comunque di aprire un dibattito politico in seno al partito, al radicali italiani o al Senato. Io se esce fuori una risposta al fondale mi va bene, però se la risposta al fondale è quello che ho detto ieri, un comunicato stampa, non mi interessa, me lo faccio da solo il comunicato stampa, non ho bisogno di un'organizzazione per scrivere un comunicato stampa. Allora, se da qui esce fuori una proposta di lotta per le prossime settimane, perché forse non abbiamo anche lì la dimensione del tempo, ci sfugge, perché poi c'è, diciamo, una retorica radicale, no? Tanto Pannella si inventerà qualcosa e noi non facciamo mai i conti con la realtà che precipita sempre più. No, è l'altra volta, cioè, io voglio dire, c'è un leader politico italiano, europeo, mondiale che per salvare le proprie idee rinuncia, diciamo, a se stesso in qualche modo? Cioè, voglio dire, nel momento in cui il Partito Democratico l'altra volta ci ha chiesto di sacrificarlo, come ha detto anche ricordato Marco Cappato, Veltroni ci disse che era arrivato il momento di uccidere il padre. Cioè, tu stai parlando del rifiuto delle liste Coscioni? No, del rifiuto di Pannella nelle liste del PD. Di Pannella, sì. Nelle liste del PD, come ha detto Cappato, e ha ricordato. Veltroni ci disse: ragazzi, arriva un momento che uno deve decidere di uccidere il padre. Forse gli sfuggiva la dimensione Pannella, nel senso che io sono sicuro che molti di coloro che oggi non lo capiscono, diciamo così, quando Pannella non ci sarà più, saranno i suoi migliori interpreti. Speriamo, gli diamo 100 anni ancora perlomeno, speriamo che le idee ovviamente marcino e continuino a più dei corpi ovviamente, e poi sarà a noi in qualche modo interpretare questo. Sì, ma cioè io penso che
si parla di contendibilità, no? Cioè, beh, diciamo che di un post che comunque sia si preannuncia problematico. Anche la contendibilità oggi, noi abbiamo tanti esempi nella storia del partito. Io mi sono fatto, cioè diciamo, avendo un tempo abbastanza lungo di osservazione, quindi è scientificamente qualcosa, direi quasi di comprovato, no? Quando non è un episodio, ma in un tempo lungo osservi qualcosa di ciclico, quello è un fatto scientifico. Allora, la mia osservazione mi porta a dire che in un'organizzazione libertaria come il Partito Radicale, cioè arrivi, ti iscrivi e in 5 minuti puoi diventare dirigente, magari non di Radicali Italiani, ma fondi un'associazione e fai il segretario e diventi un soggetto riconosciuto, poi bisogna vedere se hai capacità di crescita, di lotta, di iniziativa. La forbice tra capacità personali e ambizione rischia di farti andare fuori di testa, nel senso che incomincia ad allargarsi, e qui ci viene in soccorso, diciamo, una cosa che Pannella ripete sempre, riferito innanzitutto a se stesso. Se mi paragono con gli altri, no, dico cazzo, se però mi confronto con quello che vorrei essere, sono le mie ambizioni, mi sento inadeguato. Allora, se non hai, diciamo, il bilanciamento, no? Tra quelle che sono le possibilità di crescita e le possibilità di impazzimento, perché poi lì andiamo a finire, ti può capitare, come è capitato, di non capire. Perché il lavoro mnemonico dell'imparare a memoria è qualcosa che si deperisce col tempo, ma se le cose le apprendi, cioè le capisci e non le impari a memoria, dice lo so, sai tutto e non hai capito niente, perché poi ti ritrovi con persone che magari stanno da anni, frequentano per anni il partito. Aspetta, anche una discriminante anagrafica questa qua. No. Se, ti spiego perché. Se frequenti il partito per anni, poi vedi, se osservi quello che è accaduto negli anni, persone capaci, intelligenti, che poi improvvisamente pensano che il contendere il partito sia diventare segretario del partito. Cioè, se non sei segretario del partito non sei, se non fai il deputato non sei. Ernesto Rossi non l'ha mai fatto, che è un coglione, no? No, ci sono tanti compagni che non sono coglioni perché non hanno fatto, è anche l'inverso, non è che fai il deputato e quindi sei intelligente, cioè non è affatto, apprezziamo la correttezza intellettuale, non è affatto questo. Cioè, io penso che nel tempo ti capita di poter eleggere un coglione che magari poi invece capisce, o magari parte da intelligente non capisce. Io per esempio credo che noi abbiamo il dovere di conoscere la nostra storia. Noi nel tempo abbiamo avuto congressi in cui Pannella proponeva delle cose e c'era chi ne proponeva altre. E poi si votava a voto segreto, cioè andiamo alla radice delle cose. Cioè, non c'è stato mai un congresso che Pannella ha detto alziamo la mano. Pannella ha proposto, poi la maggioranza ha deciso. Non è che è stato impedito a qualcuno di fare qualcosa. E qui ci sono oggi, crescono associazioni di ogni tipo, va bene. Poi uno se vuole si iscrive, se non vuole non si iscrive. Non è che chiederò la chiusura di questo o di quell'associazione, mai. Cioè, no, al limite sarò semplicemente disinteressato, come sono disinteressato a tante cose, interessato ad altre. E nel tempo noi abbiamo visto persone, compagni, militanti, che a un certo punto la forbice tra capacità e ambizione si dilatava tanto che facevano cazzate. E per rimanere agli ultimi tempi, no, perché diciamo che personalmente ci sono rimasto male dell'epilogo con Daniele Capezzone, però Daniele è proprio l'esempio classico
di una persona che sapeva tutto. Marco tante volte l'ha detto, certe volte il racconto di Daniele di come ci eravamo riuniti quando lui non era nato mi sembra di riviverlo, cioè sapeva, aveva imparato, memorizzato e sapeva anche restituirlo. Dopodiché però non aveva appreso, non aveva elementi di convinzione, perché da un giorno all'altro i tuoi obiettivi politici sono cambiati. Cioè, Benedetto della Vedova, col quale invece continuiamo, è iscritto al partito, continuiamo, cioè, a parte che ci vediamo ma ci parliamo anche alla Camera, lui legittimamente in un congresso radicale ha detto: ragazzi, io penso che il futuro delle lotte radicali sia lì. Andiamo, non volete venire? Me ne vado. Mi iscrivo al partito. Io non so, non sono io che lo devo giudicare, vorrei chiedere a lui. Beh, non è stata proprio così morbida la cosa, eh? Abbiamo... Con Benedetto? No. Beh, insomma, no. C'è stato stato anche, io mi ricordo, insomma, l'assemblea quella subito dopo alle... No, scusa, io dico in termini di classe dirigente, la classe dirigente non ha criminalizzato, criminalizzato neanche sul momento, cioè, è no, chiaro, cioè, io non ero d'accordo. Benedetto quando intervistiamo è l'unico che ancora si dice radicale, diciamo... No, lui è radicale e devo dire che... Nel segmento delle cose radicali su quali è impegnato l'economia, lui continua a portare avanti le lotte radicali da altre postazioni. Però se noi avessimo fatto quella scelta, benché vada oggi, se l'avessimo seguito, saremmo in FLI a fare che? Cioè, io credo che ancora una volta noi abbiamo... Non siamo stati noi, perché però in fin dei conti poi con le nostre scelte lo abbiamo anche accettato, il suicidio elettorale, non politico, di Pannella, che ha consentito un altro 5 anni di vita politica, bene o male. Cioè, abbiamo conquistato altri 5 anni alle idee, alle lotte radicali. Adesso esce fuori... che a dicembre le mutilazioni genitali femminili potrebbero, la lotta alle mutilazioni potrebbe diventare qualcosa riconosciuto come una violazione gravissima dei diritti umani fondamentali. Beh, quella cosa è iniziata al Parlamento europeo nel 2002, anzi nel 99, è la prima cosa che ho fatto, mi sono messo a raccogliere le firme contro le mutilazioni genitali femminili, cioè era proprio una delle cose che avevo in testa come delle cose insopportabili, nel senso che insomma, le mutilazioni fisiche per qualsiasi ragione non le puoi accettare, punto e basta. Raccolsi in 6 mesi la maggioranza delle firme dei parlamentari europei e riuscimmo a incardinare quello che sarebbe diventato l'impegno anche economico, oltre che politico, dell'Unione Europea, che ha consentito poi Emma Bonino, grazie a Emma Bonino, quella non rimanesse una, che ne so, iniziativa di nicchia di ONG che già esistevano, si impegnavano, ma non riuscivano a dar contenuto politico. Emma è riuscita a dare contenuto politico, ma ha dovuto lottare 10 anni. Cioè, una cosa che diremmo scontata, come fai a non essere contro le mutilazioni? E non siamo ancora... Speriamo che a dicembre ci sia questa conquista. Voglio dire, anche le lotte che apparentemente al momento in cui raggiungi l'obiettivo dice abbiamo vinto, dietro ci sono anni e anni, la Corte Penale Internazionale, anni, cioè, e tutte le lotte radicali sono lotte di anni. La lotta per la legalità, che è la lotta contro il regime, di David De Marco, di Salvemini, di Ernesto Rossi, Marco Pannella, è la lotta contro il regime. Il regime democratico è perfettibile e il regime democratico può anche, anziché procedere, andare avanti, può anche morire. E noi siamo in una situazione più prossima alla situazione che
ha vissuto De Viti De Marco che non a quella di Ernesto Rossi. Cioè noi siamo proprio nella fase di passaggio tra quella che De Viti De Marco già vedeva come l'incipiente fascismo, i Salvemini e gli Ernesto Rossi, vittime del fascismo, che però a modo loro hanno resistito, cioè hanno messo in gioco la loro libertà personale. Ed era uno spettacolo, quando era ancora in vita da Rossi, andargli a chiedere, dice: scusa, ma tu ti sei fidanzato con uno che ti aveva detto che andava a finire in galera? Sì, lei anche, lei da fuori era una resistente, erano tutti e due insegnanti, vi dicendo, cioè avevano fatto una scelta di vita. C'è un fatto nuovo in quelli che cioè, tra le tante cose c'è un fatto nuovo in questo congresso, l'intervento di Puggiotto. Ieri si è presentato come un costituzionalista radicale, e il costituzionalista radicale è il costituzionista della legalità, perché poi ci sono i costituzionalisti delle interpretazioni, manipolazioni, delle circonvenzioni di incapaci, che riescono a manipolare quello che è un concetto, diciamo, abbastanza consolidato del senso della legge e della legalità. L'intervento di Puggiotto va trascritto e pubblicato, ma perché è uno di quei passaggi fondamentali, direi, della nostra storia. L'intervento di Pasolini per il congresso radicale sono pagine che restano nella storia perché hanno contribuito con un apporto di idee, e quello ti ha consentito di conquistare ancora speranze, innanzitutto per te stesso, forza per poter andare avanti, perché noi di questo abbiamo bisogno, perché per piangersi addosso siamo tutti capaci. Ecco, il problema è dare prospettiva delle idee, perché anche la conservazione delle idee rischia di essere qualcosa che muore, no? Nel senso che se avessimo adottato la non violenza gandhiana con lettino e il bicchierino del latte di pecora, magari biologica, avremmo consumato la non violenza gandhiana. Pannella gli ha dato prospettiva e respiro politico. Non dico che l'ha fatta vivere nel presente, l'ha reincarnata nell'attualità del suo tempo, e questo consente nel futuro che ci possa essere qualcun altro, non so quando, che continuerà a farla rivivere e rinascere e dargli prospettiva. Il problema nostro è dare prospettiva alle idee, perché la flagranza di reato di uno Stato criminale, come la combatti? Dicendoci alla flagranza criminale? Credo che sia un po' poco e non utile, non appassionante, che non dà alcuna speranza. Io penso che poi nelle nostre biografie troviamo, cioè a me interessa, no, quando conosco un compagno, ma anche lavoro fai, da dove vieni, tuo padre che fai, perché credo che poi le storie di ciascuno di noi ci segnino, naturalmente, ma segnino anche gli altri. Conosciamo tutti la storia di Pannella, le nostre storie sono i nostri ordini, cose del genere. Esatto, no? Cioè, nel senso che Pannella, io sin dagli anni 70 ho conosciuto Adria, la sua amica ebrea di giochi, che improvvisamente scompare per le leggi razziali. Cioè è una cosa che ti spiega le leggi razziali in maniera semplice, però anche concreta, perché è vita vissuta. Noi dobbiamo fare i conti, per esempio, io credo di essere stato molto attento nei decenni alla formazione, alla crescita di una della classe, non lo so, di militanti politici con capacità di responsabilità, a cui poterli affidare qualsiasi cosa da fare, non per una questione di lealtà nei confronti del partito, ma di capacità acquisita, di comprensione delle cose e di possibilità di restituirle. Ci sono figure per me epiche. Io sono cresciuto con Giancarlo Scheggi, che lui era il direttore della Standa a Bari quando la Standa era qualcosa di serio. Noi avevamo il nostro tavolino, le nostre cose, ma eravamo pochi, non è che stiamo parlando di numeri incredibili.
avevamo il tavolino alla Stando di Bari, e poi quando lui divenne direttore anche di quella di Taranto, avevamo il tavolino alla Stando di Taranto, io andavo a ritirare il tavolino alla Stando di Taranto perché il direttore della Stando era Giancarlo Scheggi, io andavo da Taranto a Bari per fare il tavolo con Giancarlo, perché in un periodo dato in Puglia eravamo rimasti in quattro quando ci fu il congresso in cui una serie di compagni pensavano che si potesse fare meglio i radicali, si potesse più facilmente raggiungere gli obiettivi radicali senza l'ingombro Pannella, perché oggettivamente Pannella aveva altre idee, dava altre prospettive alle lotte radicali. Questi compagni ci hanno provato a fare, non voglio dire il vero partito radicale, sarebbe una presa in giro, un partito radicale più normale, no, più normalizzato, no, ma più come gli altri, no? Ho capito. E ci hanno provato, diciamo che non è stata un'esperienza positiva per loro, per le loro idee, per il loro metodo. Infatti noi parlavamo allora di radical democratici e radical non violenti, che per Marco potevano convivere nello stesso partito. Per i radical democratici di allora, i radical non violenti erano un peso, una zavorra, non so. Siamo quasi a un'ora e internet ci cacciano via da internet, ma neanche riusciamo a montarlo questo video. Senti, noi ti ringraziamo. Magari facciamo una seconda puntata, no? Perché no, volentieri, questa è stata la prima volta su Libri TV per Maurizio Turco, noi lo ringraziamo e gli diamo ovviamente sempre. Ci sono. Ogni tanto si leggono cose strane in giro, no? Sì. Però poi non è che uno va sul palco, prende il microfono e dice vorrei sapere questo, uno va lì e gli risponde, sempre cose sotterranee, a mezza bocca. Sì. Io ieri per esempio, qui hai sempre spazio, ho iniziato il mio intervento dicendo è venuto un compagno, mi ha chiesto ma è vero che tu hai minacciato di licenziamento i ragazzi che fanno le telefonate per le iscrizioni se chiedono iscrizione a Radicali Italiani, e lì ho capito che la forbice in qualcuno si era allargata molto. Grazie ancora Maurizio Turco, ti diamo appuntamento su libri.tv, ogni tanto se vi capita, essendo che una volta eravamo in partito telematico, lo so, questa è una brutta parola che ho detto, però su internet libri.tv vedete un po' quello che abbiamo fatto, le persone che abbiamo intervistato. Grazie ancora, alla prossima.